Senz'altro sono venuto, non potevo mancare per dare un saluto a questo evento importante degli amici dei musei, perché in pratica noi siamo come un po' in simbiosi, nel senso che gli amici dei musei liguri sono gli amici dei musei e di Palazzo Ducale. Vivono a Palazzo Ducale con grande soddisfazione, almeno nostra, perché sì, forse anche vostra, perché c'è una collaborazione continua che riceviamo dai volontari, insomma. Siamo particolarmente contenti che Palazzo Ducale sia stato scelto come sede di questa importantissima riunione, che riteniamo che debba avere per la città un'importanza notevole, insomma, sia dal punto di vista culturale che turistico che di promozione. Insomma, noi come sempre cercheremo di fare la nostra parte e quindi ringraziamo sia il Presidente della Federazione che ovviamente il Presidente. Presidente degli amici Teglio e Giovanna Terminello, che è da tanto che si sta occupando di questa cosa. Quindi penso che forse Giorgio Teglio vorrà dare un saluto di molto. In modo brevemente, come presidente dell'Associazione Musei Liguri di Palazzo Ducale, sono ovviamente grato delle parole di Da Passano. La nostra è una collaborazione, direi, molto feconda e ci auguriamo che anche per il futuro continui sempre più intensamente, anche per l'apporto dei nostri volontari che contribuiscono molto validamente con maggiore conoscenza delle nostre realtà. È inutile che io mi dilunghi troppo, perché poi abbiamo qui il nostro presidente nazionale, Mauro Del Corso. Purtroppo la signora Comelli, che è l'ex presidente mondiale, è stata prima dell'attuale presidente, che è Ben Nathan Israeliano, è stata presidente lei delle Amici dei Musei Mondiali, ma è infortunata e purtroppo non può venire a questa. Ma comunque ha rilasciato una dichiarazione che voi trovate nella vostra cartellina. Io credo che questo incontro sia un incontro importantissimo per la città di Genova, un riconoscimento mondiale dell'importanza di Genova, perché mi limito qui a ricordare che l'incontro, il congresso mondiale è triennale. E gli ultimi due congressi sono tenuti a Siviglia e a Gerusalemme. È stata scelta poi l'Italia e in sede nazionale all'unanimità, credo, è stata indicata Genova. E Genova è stata poi, a livello, mi pare, dell'incontro di Lisbona, se non mi sbaglio, dei rappresentanti delle varie nazioni, è stata anche lì all'unanimità, quindi segno che insomma, l'Italia è piena di città importantissime, di città d'arte importantissime. Il fatto della scelta di Genova dopo tanti anni è abbastanza significativo, quindi del riconoscimento dell'importanza storica, artistica di Genova e diciamo anche, come aveva sottolineato la Giovanna Terminiello, di quello che è stato fatto nel passato, come da Albini nella ricostruzione, nel riassetto del sistema museale, cose di 50 anni fa, 60 anni fa, però diciamo nel futuro bisogna guardare anche al passato. Quindi quello è stato un passaggio che probabilmente oggi forse è superato da nuove visioni museali, eccetera, però costituisce un fatto importante. Ma soprattutto credo che Genova è stata scelta proprio per il grandissimo patrimonio storico, artistico della città e per come la città nell'ultimo decennio si è saputa presentare al mondo, anche tra l'altro con il riconoscimento da parte dell'UNESCO dei rolli che costituisce un elemento enorme di attrazione. Io francamente non avrei altro da aggiungere, perché poi Mario Del Corso vi illustrerà
gli aspetti, in piano più generale tutti gli aspetti, e poiché Genova, a Genova è stato delegato, diciamo, un aspetto così di programmazione scientifica di alcune iniziative, e di cui diciamo l'elemento centrale Giovanna Terminiello insieme a Gavazza, Gavazza e Lauro Magnani, e quindi io direi che a questo punto vi ringrazio per essere intervenuti.